Sindaco Casarotto, 2012 l'elezione, cambiando un po' gli equilibri della politica locale che vedeva Thiene essenzialmente orientata verso il centrodestra, anche se questi sono schemi, dopo questi anni di governo, il bilancio. Ma per me è buono. Allora, innanzitutto è ovvio che sarebbe più corretto che fossero i cittadini a giudicarci, però visto che me lo chiede, devo dire che noi abbiamo cercato di raccogliere attraverso tutta una serie all'epoca di liste civiche proprio, diciamo, le persone migliori. Difatti io credo che a livello di giunta ho veramente un gruppo di collaboratori veramente preparati. Perché credo che basta vedere un po' quello che hanno fatto insieme con me gli assessori per dire che credo stiamo lavorando per la città. È ovvio che il limite maggiore che abbiamo avuto in questi anni è stato il bilancio. Se lei considera che dal 2012, il primo anno in cui noi abbiamo fatto il bilancio preventivo, perché la precedente amministrazione aveva detto lo faremo dopo le elezioni, ad oggi. Quindi 2012, 2013, 2014, lo Stato ci ha tolto e ridotto i trasferimenti di 2.650.000 euro. Cioè vuol dire che su un bilancio più o meno di 17 milioni di euro che ha il Comune di Thiene, perché siamo riusciti anche a contenere molto le spese, era superiore ai 18 quando siamo arrivati, siamo riusciti a tagliare parecchio, no? Però 2.650.000 euro di tagli direttamente dallo Stato vuol dire che evidentemente ci ha creato dei problemi che abbiamo risolto sia attraverso dei risparmi di spesa notevoli, perché siamo riusciti a tagliare quasi 1,5 milioni di spese, ma però purtroppo per mantenere i servizi abbiamo dovuto anche fare qualche intervento su un attimo della pressione fiscale. Quindi questo mi rendo conto che per i miei cittadini c'è stato anche questo, però devo dire non abbiamo ridotto i servizi. Abbiamo continuato a realizzare opere pubbliche importanti, soprattutto sulla parte stradale e viaria. Avevamo situazioni di strade veramente messe malissimo, siamo riusciti a ripartire anche lì. Certamente adesso dovremmo partire con alcuni progetti molto importanti che siamo qua nell'attesa di fare, anche perché alle volte quello che io dico sempre ai miei cittadini è questo. Avete ragione di criticarmi quando è giusto criticarmi, però cercate anche di distinguere quelle che sono le competenze specifiche del comune e quindi dell'amministrazione comunale e del sindaco come responsabile e quelle che invece derivano da rapporti sovracomunali o che dipendono dalla provincia o che dipendono dallo stesso Stato. Parlo per esempio delle scuole superiori. Tanto per fare un esempio concreto, a Thiene abbiamo dei problemi con le scuole superiori, a Thiene abbiamo anche dei problemi con la viabilità sovracomunale, però quando parliamo di scuole superiori, parliamo di viabilità sovracomunale, non parliamo solo del comune di Thiene, parliamo dei comuni limitrofi e della provincia in questo caso. È ovvio che quindi c'è un rapporto continuo anche con l'ente provincia per cercare di risolvere alcuni problemi che sappiamo essere importanti per Thiene. Ecco una cosa, lei parlava di bilanci, una cosa che salta all'occhio è che il bilancio che il Comune di Thiene con la sua amministrazione lo ha approvato in corso, non i famosi bilanci consuntivi e preventivi che vengono approvati a metà esercizio, quindi voi portate all'approvazione il bilancio a fine anno, questo consente un po' anche agli amministratori e ai suoi colleghi di poter operare su dei Certo. dati e non su delle ipotesi che poi magari vengono confermate ex post. Quanto è stato importante questa volontà e questa capacità di anticipare l'approvazione del bilancio precedente e l'elaborazione di quello preventivo? Sì, le stavo appunto dicendo che questo è merito anche, devo dire, dei miei collaboratori, perché chiaramente se siamo riusciti a fare questo in 2 anni, perché siamo partiti nel 2012 che il bilancio l'abbiamo approvato a luglio, perché ci eravamo insediati a fine maggio, no? Poi nel 2013 siamo riusciti a anticiparlo in primavera e poi dall'anno scorso l'abbiamo approvato a dicembre. Anche quest'anno intendiamo approvarlo entro quest'anno, proprio perché sia un bilancio preventivo. Questo devo dire grazie sia agli uffici che hanno lavorato bene, al mio assessore, che è anche il vice sindaco che ha lavorato molto bene, ma questo ci consente, soprattutto per quanto riguarda la programmazione delle opere pubbliche, anche quello che è il bilancio corrente, ma soprattutto la programmazione delle opere pubbliche, di poter essere già operativi dall'inizio dell'anno solare. Per cui nel momento in cui il bilancio lo approviamo entro dicembre, noi da gennaio possiamo già programmare,
attraverso quelle che sono le disponibilità di bilancio che abbiamo previsto, le opere pubbliche. Mentre se un bilancio lo approvi a luglio, a agosto, a settembre, i lavori puoi cominciarli solo dopo che hai approvato il bilancio, perché la legge è chiara. Tu approvi lavori solo una volta che a livello di bilancio hai già previsto e praticamente la spesa è chiara e c'è. Quindi è importantissimo approvare i bilanci preventivi, perché siano veramente preventivi, a dicembre per l'anno successivo. Ecco, lei parlava prima di distinguo necessario tra le competenze del comune e le competenze sovracomunali. Parliamo di sociale. Lei ha detto anche che il comune non ha ridotto gli investimenti, immagino anche non li abbia ridotti nell'ambito del sociale, ma se poi ci faccia un po' un quadro di quello che il sociale per i cittadini tiene e quello che è il sociale, lo chiamo in senso generico, per quelli che sono sovracomunali, cioè il problema degli immigrati, come si è posta l'amministrazione di fronte ai suoi cittadini tipici e a chi arriva o passa per Tiene in attesa di diverse sistemazioni. Beh, innanzitutto bisogna essere onesti, cioè quando noi parliamo di cittadini tienesi parliamo di residenti, quindi è chiaro che i residenti, anche se non sono strettamente italiani dalla nascita, però sono residenti a Tiene, certo, quindi certo, hanno, certo. Hanno il diritto di essere residenti. Non senso. Quindi praticamente noi abbiamo fatto una politica che ha cercato di venire incontro proprio alle esigenze delle famiglie in difficoltà e anche dei singoli che hanno magari problemi perché hanno perso il lavoro o hanno perso anche alle volte la casa, no? Com'è che abbiamo agito? Abbiamo agito innanzitutto aumentando sensibilmente il fondo per gli aiuti economici alle famiglie in difficoltà e alle persone in difficoltà, portandolo subito fin dal primo anno da 70.000 euro, che erano quelli che avevamo trovato nella precedente amministrazione, a 120, poi a 140, quest'anno siamo arrivati a 180.000 euro. Non sono ancora sufficienti, però il problema grosso non è tanto gli aiuti economici, che riusciamo anche a farci fronte a quelli che ce lo chiedono, ovviamente, perché devo anche dire che alle volte ci sono anche cittadini, soprattutto italiani, che hanno una loro dignità e fanno fatica anche a venire a darsi, a proporre le proprie situazioni, a chiedere aiuto, devo essere sincero. Per cui noi abbiamo solo la percezione precisa di chi viene e chiede, però sono convinto che ci sono anche altri che al momento preferiscono mantenere una loro dignità e non vogliono chiedere aiuti al comune. Detto questo, il vero problema che io ho notato è soprattutto il problema della casa, e anche qui noi abbiamo cercato di lavorare con l'ATER di Vicenza per ampliare l'offerta delle abitazioni ai cittadini, perché devo dire che abbiamo una lista d'attesa notevole per le case popolari. E l'ATER, devo dire, ci è venuta anche in incontro acquistando un complesso al pubblico incanto attraverso una procedura fallimentare importante in via San Tommaso. Adesso aspettiamo che queste case vengano assegnate, però che sono una quarantina di appartamenti, potrebbero darci un bel aiuto a risolvere questo problema. Ecco, per il resto, visto che non riusciamo sempre a dare una casa alle persone, stiamo cercando di dire: prima che accumuliate troppi debiti di canoni non pagati, che poi alla fine arriviamo allo sfratto, venite a chiedere in comune un aiuto prima. Quindi cerchiamo di dare una mano nel pagare gli affitti, in modo che le persone non perdano la casa, e così pure soprattutto per le bollette. Non tendiamo a dare soldi, tendiamo a pagare bollette e a pagare canoni d'affitto. Ecco, questo è quello che cerchiamo di fare. Per quello che riguarda poi il problema dell'immigrazione, come lei sa, è un problema... Io intendo più che immigrazione, quella, diciamo, tipica, normale per il lavoro, quella che oggi sta invadendo l'Europa, sì, lo sì. Dico in senso umano, non in senso, non solo tra quelli che si scandalizzano per questo caso, come i profughi, i rifugiati, che impatto hanno con la città e col bilancio? Allora, innanzitutto non hanno un impatto col bilancio, perché come lei sa c'è un fondo europeo che lo Stato italiano utilizza attraverso la prefettura. Noi attualmente siamo riusciti a ospitare due nuclei da 5 più 5, quindi come comune abbiamo dato due alloggi che erano proprio per le emergenze abitative, proprio destinati a questo, a 5 più 5 profughi richiedenti asilo, e attraverso la prefettura ci hanno riconosciuto 400 euro al mese su un appartamento e 350 sull'altro, quindi non abbiamo speso soldi pubblici o soldi del comune. Poi la cooperativa, che sta gestendo, direi anche in maniera egregia, le due situazioni,
attraverso sempre i famosi circa 35 sì, euro giorno, sì, al giorno, gestiscono anche tutto quello che è la parte che riguarda l'alimentazione e anche le bollette, delle bollette di luce, acqua e gas. Quindi da questo punto di vista non c'è stata finora spesa per il comune. Dal punto di vista invece parlavo di impatto sociale. Dal punto di vista dell'impatto sociale, invece, è chiaro che sappiamo benissimo che, nonostante a livello di ULS numero 4, la conferenza dei sindaci, dopo attenta valutazione della situazione, praticamente su 32 comuni, 27-28 hanno accettato e sottoscritto un accordo programmatico con la prefettura per l'accoglienza di un profugo ogni 1000 abitanti fino a un massimo di 2. Ecco, attualmente a Thiene ne abbiamo 17, quindi siamo sotto l'1 per 1000 abitanti, perché Thiene fa 24.000 abitanti, però siamo disponibili, adesso stiamo lavorando per avere anche altre disponibilità. Detto questo, abbiamo avuto, dicevo, forze politiche, lo sappiamo invece, che hanno contrastato in maniera pesante questa iniziativa dei comuni che invece l'hanno sottoscritta. E devo dire che questo ha creato obiettivamente dei problemi anche sociali, perché è chiaro che se fai continuamente manifestazioni, se fai continuamente discorsi creando paura nella cittadinanza, un senso di insicurezza, eccetera, questo non aiuta. Abbiamo avuto purtroppo anche degli episodi gravi che sappiamo che sono successi qui vicino a noi, in un comune proprio vicino al nostro, dove erano ospitati i 10 profughi che poi sarebbero arrivati a Thiene la settimana successiva, e in quel periodo addirittura sulle mura della struttura che le ospitava, sui cancelli, sono stati scritti messaggi molto pesanti. Ecco, questo non voglio neanche ripeterli, perché, ma ovviamente che hanno creato un senso di disagio. Che dice Suna? Come? No, no, mi riferisco proprio a 10 profughi che nella prima settimana non sono arrivati direttamente a Thiene, perché non avevamo ancora allestito bene gli appartamenti, sono andati, lo dico tanto lo si sa, a Villa Rospigliosi, qui a Centrale di Giuliano. E proprio tra la giornata che se ne sono andati e la notte successiva hanno scritto scritte del tipo brucia il clandestino, con svastiche, croci uncinate, eccetera, che non è molto bello e soprattutto è grave come messaggio. Ecco, quindi ci sono situazioni, però devo dire che quelli che abbiamo a Thiene non hanno mai creato problemi sociali, credo che nessuno si stia lamentando. Le parrocchie e la Carita stanno lavorando insieme col comune per integrare queste persone. A giorni cominceremo col primo gruppo a fare anche dei lavori socialmente utili su base volontaria, è ovvio, non è che li obblighiamo, ma stiamo già programmando, anche perché in questo periodo abbiamo un problema di caduta foglie molto forte a Thiene, e quindi ci daranno una mano alla raccolta delle foglie e anche altri lavori che adesso stiamo programmando insieme con l'ufficio tecnico e i servizi sociali. Quindi stiamo lavorando anche proprio perché siano integrati. Hanno cominciato il corso di italiano, che è obbligatorio, lo stanno facendo, quindi non vedo oggi come oggi problemi sociali. Parlavo anche proprio stamattina che ho incontrato uno dei presidenti di uno dei quartieri dove sono ospitati 5 di queste persone, mi ha detto: guarda, non abbiamo mai avuto problemi, anzi loro cercano di avere una vita molto riservata, quel poco che ce l'hanno qui vicini hanno un ottimo rapporto, non abbiamo mai avuto problemi, insomma. Chiudo con una domanda che è comunque complessa, però è significativa. Thiene, se usassimo i vecchi schemi, la misura attuale di Thiene è di centrosinistra, usiamo vecchi schemi, e nasce in un ambito che storicamente era collocato verso il centrodestra. Schio è una zona limitrofa ma diversa da Thiene, era storicamente di centrosinistra, invece è amministrata sempre da una lista civica, ma a propensione, a trazione centrodestra. Però tra Thiene e Schio, nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, molti anni, sono tante situazioni di condivisione di servizi, di situazioni. Due per tutte, la polizia, il servizio di polizia locale, che quello di Thiene è utilizzato anche a Schio, e la USL 4, che tanto ha fatto discutere questo territorio per l'ospedale di Sant'Orso, ma che l'USL 4 gravita sul territorio di Schio e Thiene. Quanto sono positivi questi esperimenti e quanto possono portare a una maggiore integrazione fra i due territori per renderli più forti insieme, o quando è necessario lasciare distinte le identità di partenza? Beh, allora, per partire un po' dalle premesse, devo dire che il mio motto in campagna elettorale, al quale sono sempre stato fedele, era questo: il mio partito è Thiene. Per far capire a chi è entrato nella coalizione che effettivamente è vero,
potrebbe chiamarsi di centro-sinistra, anche se devo dire che abbiamo dentro, sì, anche se devo dire che abbiamo dentro persone di centro, di destra, di sinistra, perché erano liste civiche. Però quello che è stato, come dire, l'imperativo categorico che io ho dato a chi voleva collaborare con me era quello di dire: lasciamo fuori dalla porta la politica e lavoriamo per la città di Thiene. I partiti non c'entrano, qui dobbiamo lavorare perché il nostro vero partito è la città di Thiene. Questo l'hanno accolto e stiamo lavorando bene proprio per questo. Per quanto riguarda i rapporti, soprattutto con Schio, ma direi con tutto l'Alto Vicentino, perché il concetto è molto più vasto, stiamo veramente cercando intanto di partire, diciamo, con le cose che si possono realisticamente fare, perché alle volte, no, si parla anche di unione di comuni, di fusione di comuni, di creare un'unica grande città, no, qualcuno parla della città dell'Alto Vicentino, ecco, addirittura stiamo dibattendo anche questo attraverso anche il Lions, che quest'anno come punto proprio di service ha messo questo concetto e stiamo lavorando. Ma però è chiaro che stiamo partendo proprio dalla unione di alcuni servizi che sono importanti per cominciare a essere capaci di ragionare insieme, di trovarci. Allora, i due punti salienti sono proprio sia quello della sicurezza, quindi la polizia locale, ma anche quello poi delle partecipate, perché nel momento in cui discutiamo di società partecipate ci mettiamo al tavolo insieme. C'è anche l'AVA, se non sbaglio. C'è AVA, c'è AWS, c'è impianti astico, ce ne sono, voglio dire, no? Cerchiamo di, c'è anche la stessa Pasubio, che adesso tutti d'accordo stiamo cercando di mettere in vendita, perché è giusto far così, abbiamo fatto questa decisione. Però voglio dire, il tentativo che stiamo facendo è proprio di fare un ragionamento non solo dell'Alto Vicentino, ma direi quasi della pedemontana, tanto per essere molto chiari. Tutti i sindaci dell'ULS numero 3 e numero 4, quindi proprio l'ULS di Bassano, chiamiamolo così, e l'ULS Thiene Schio, abbiamo fatto una proposta proprio anche in vista della riforma sanitaria che vogliono fare le regioni, di dire: noi con la pedemontana che verrà realizzata e che sta andando avanti bene, avremo un collegamento dell'Alto Vicentino, a partire addirittura, noi avremmo proposto da Valdagno, visto che con il traforo che è stato fatto a suo tempo anche Valdagno è chiaramente collegato oggi con la zona di Schio Thiene. Dicevamo, sarebbe bello che, se proprio si vogliono modificare le ULS, creassimo l'ULS della pedemontana che parte da Valdagno e arriva fino a Bassano. Questa era un'altra delle ipotesi sulle quali stiamo lavorando e ci siamo trovati proprio tutti i sindaci delle due conferenze, quella di Thiene Schio e quella dell'Alto Vicentino, per capirci, sì, certo, quella di Bassano, per dare questa proposta, e siamo stati veramente anche... abbiamo dimostrato tra sindaci di saper lavorare insieme, ecco perché è fondamentale. Bisognerà fare rete, questo vale anche per progetti sovracomunali che abbiamo sulla banda ultralarga, che stiamo cercando di lavorare insieme con Thiene, Schio e Valdagno per portare sul territorio anche questo servizio, e altri servizi sui quali ci confrontiamo spesso. Io col mio collega Walter Rossi ho un ottimo rapporto, credo che anche lui abbia un bel rapporto con noi. È chiaro che non parliamo di politica, parliamo di problemi, e quando si parla di problemi, se si vuole, si trova anche il modo per risolverli. Questa sua battuta mi fa chiedere un supplemento di domande, mi ero impegnato a terminare qui, ma ecco, lei parla di sindaci che gestiscono la propria comunità non in base al colore della discussione politica, che rimane magari come fondamento per il modo di operare, ma in base alle esigenze della città. Il sindaco Variati, che è anche presidente della provincia di Vicenza, sta insistendo su questo concetto di provincia fatta dalla somma di sindaci, e lui la ritiene più operativa della provincia eletta dai cittadini, in quanto nelle assemblee in cui convoca i sindaci, ogni sindaco si toglie il cappello laddove lo avesse di provenienza ideologica e indossa l'abito della comunità che rappresenta. E non è tra le ultime cose approvate a stragrande unanimità da parte della provincia, c'è lo statuto che ne regola il funzionamento e tante altre problematiche che hanno visto i sindaci votare insieme pur se provenienti da diverse. Lei riscontra che questa sia la politica giusta, cioè in una fase di in una parte di istituzioni rappresentare più il territorio piuttosto che le ideologie? Guardi, i sindaci sono persone concrete. Se uno vuol fare il sindaco oggi, deve
sporcarsi le mani, se posso usare una battuta come diceva Papa Francesco riguardo ai sacerdoti, diceva i pastori devono avere l'odore del proprio gregge, no? Ecco, io credo che i sindaci sono quelli che per necessità ma anche per scelta sono a contatto con la gente, parliamoci chiaro, i cittadini in pochi vanno a Vicenza se hanno problemi con la provincia, in pochissimi vanno in regione, ancora meno ovviamente quando parliamo di governo e di Stato. I cittadini vanno dal sindaco, il problema è sempre il sindaco. Se le scuole non funzionano, anche se sono di competenza della provincia, si lamentano col sindaco. Se i trasporti, anche se sono a livello, diciamo, provinciale o regionale, non funzionano, si lamentano col sindaco. Cioè, voglio dire, il sindaco è veramente la persona ancora che rimane a contatto con la realtà con i cittadini. Democrazia diretta. E quindi è ovvio che deve anche togliersi quelle che possono essere le ideologie o le appartenenze politiche, perché deve, ripeto, cercare di risolvere nel modo migliore, umanamente parlando, i problemi della sua gente. Questa è la vera realtà. Quindi sono perfettamente d'accordo con la linea che ha dato l'amico Achille Variati, perché questo è il modo di risolvere i problemi. Se ci mettiamo a tavolino e ragioniamo sui problemi, se cominciamo a parlare di ideologie e quindi anche, come si suol dire, per partito preso, non ci arriviamo. Quando partiamo dalle scelte per partito preso, arriviamo alle divisioni e non alle unioni. Io intanto la ringrazio per l'intervista che ci ha concesso, che è un'intervista un po' istituzionale ma molto concreta, e direi, potrei concludere con una battuta, che praticamente l'Italia era nota per essere l'Italia delle divisioni, l'Italia dei comuni. Questa nuova visione dell'Italia dei comuni che si uniscono per risolvere i problemi potrebbe essere il messaggio di questa intervista. Diciamo che bisogna essere onesti, se non vogliamo farlo per scelta dobbiamo farlo per necessità, perché ormai nessuno può più pensare di gestire da solo, c'è bisogno di sinergia tra di noi, e devo dire che questo clima di rapporti, io sono riuscito a vederlo nei miei colleghi, lavoriamo bene insieme e la politica è sempre lasciata fuori dalla porta. Grazie. Prego.